sabato 1 marzo finalmente per Bruno Checcaglini arriva l'esordio tra i professionisti. Bruno, ti chiedo come sta vivendo questi giorni di vigilia del match d'esordio tra i prof. Sì, sono abbastanza emozionato perché finalmente è arrivato il giorno che da anni stavo aspettando. E sono molto preparato, mi sono allenato bene e voglio far bene il mio primo incontro e voglio mostrare a tutti che il passato da dilettante e da professionista è tutta un'altra cosa, insomma. So che da professionista posso fare molto meglio che da dilettante e mi posso togliere abbastanza diverse soddisfazioni, diciamo. Combatterai a Castiglione Fiorentino, ti raccontaci un po' quale sarà l'avversario, ecco, che tipo di match ti aspetta. Sì, e l'avversario si chiama Luca Genovese, so che anche lui è al suo primo match da professionista e ha una 30 di incontri da dilettante. Ha un passato però notevole in quanto è anche campione europeo di Muay Thai e di altre discipline da ring, quindi sarà una bella guerra. Ecco, per chi ancora non ti conosce bene, che tipo di pugile sei? Ma io sinceramente non mi definisco un pugile che ama molto, cioè sono tecnico ma mi piace più combattere a corta distanza, quindi diciamo mi rispecchia più la box da picchiatore, ecco. Ecco, tu sei nella categoria pesi piuma, però ecco, ti chiedo anche che consigli ti ha dato magari sia Aldo che Adriano, Nicchi ovviamente, con i quali comunque ti alleni nella loro palestra, ecco, che poi anche da dilettante, insomma, hai combattuto sempre con la box Nicchi. Ecco, qual è il consiglio che ti stanno dando in questi giorni? Beh, sinceramente mi stanno dicendo che comunque sia non devo, anche essendo il mio primo incontro, sarà molto difficile cambiare subito, diciamo, pugilato, perché tra il pugilato dilettantistico e il pugilato professionistico ci sono anche molte diversità. Ad esempio sono 6 riprese, non sono più 3, quindi sono dei ritmi diversi e è più difficile magari tenere un ritmo più blando, diciamo, nel professionismo, perché appunto c'è più durata di incontro, quindi deve essere un attimino più, diciamo, a livelli un attimino più bassi, che da dilettante questa differenza qua. E qual è l'obiettivo che ti poni da professionista? Ovviamente un match alla volta, però c'è magari un sogno nel cassetto. Vabbè, credo che i sogni nel cassetto per i pugili ce l'abbia chiunque. Io ovviamente, come chiunque altro inizia il professionismo, vorrebbe arrivare a quanto prima ad un titolo, insomma. Quindi ovviamente farò la mia carriera a piccoli passi fino ad arrivare, appunto, questo, spero di arrivarci, insomma, a un titolo. Bocca al lupo. Crepi il lupo.